Salve a tutti, buonasera, ben arrivati. Eccoci. Come va? Tutto bene? Siamo pronti? Nuova, nuova. Non ricordo assolutamente nulla. Beh, come al solito. Vabbè, ovviamente faremo la nostra Buders come al solito. Maiuscolo. No, oh mio Dio. Aiuto, ho dei seri problemi con l'inserimento della PS3. Sono anni che no, cavolo. E non R1. Dove sei? Allora, ci sono un bel po' di differenze tra Demon Soul e Dark Soul. Molte, molte differenze. No, un po' che un po'. Chi ci facciamo? Tante barbaro, vado. Cavaliere del Tempio. Vogliamo andare con un Cavaliere del Tempio? Tanto per. Facciamo una build con Fede. Perché no? Perché no? No, non è origine, ovest, est, tanto sono semideformi. Età giovane, vecchio, capelli, coda di cavallo. Rasati, corti. Beh, un cavaliere del tempio, forse i capelli ondulati corti, ondulati lunghi. Lunghi, selvaggi. Facciamo ondulati lunghi. Nero, rosso, ovviamente. Ma sì, dai, lasciamo. Ah, no, forse possiamo cambiare gli occhi che sono un po' inquietanti. Occhi. Colore occhi. Per forza. O così. Creazione dei personaggi. Luminosità occhi. Forse riusciamo a fare qualcosa di decente? No, sono tutti inquietanti. Va bene, dai, proviamo così. Sì, direi che è perfetto. No, no. Ok, dai, ci siamo, ci siamo. Cavaliere del Tempio, va là, via. Siamo pronti, forse. King Aland the 12th, by channeling the power of souls, brought unprecedented prosperity to his northern kingdom of Boletaria. That is, until the colorless deep fog swept across the land. Boletaria was cut off from the outside world, and those who dared penetrate the deep fog never returned. But Valarfax of the Royal Twin Fangs broke free from the fog and told the world of Boletaria's plight. That the old King Alant had aroused the Old One, the great beast below the Nexus, from its eternal slumber, and that a colorless fog had swept in, unleashing terrible demons. The demons hunt down men and claim their souls. Those who lose their souls also lose their minds. The mad attack the sane, and chaos reigns.
Velarfax spoke of the enticing power of the demon souls. Each time a demon claims a human soul, the demon's own soul is invigorated by the life force. And the power of a mature demon's soul is beyond human imagination. The legend spread quickly. Mighty warriors were drawn to the accursed land. But none have returned. Bjor of the Twin Fangs. Yurt the Silent Chief. Sage Urbane. Skurver the Wanderer. The sixth Saint Astraea and her knight Garl Vinland. And Sage Freyk the Visionary. The colorless deep fog slowly creeps beyond Boletaria's borders. Humankind faces a slow and steady extinction. The deep fog will eventually swallow all lands near and far. But Boletaria has one final hope. A lone warrior who has braved the baneful fog. Has the land found its savior? Or have the demons found a new slave? Bella domanda. Allora, il viaggio fino al Nexus ovviamente mi fa questa domanda perché già l'ho giocato in precedenza. È il tutorial, che è molto molto carino, quindi sì, lo giochiamo. Le schermate di caricamento, come potete vedere, sono abbastanza diverse. Ovviamente, ragazzi, vedrete delle cose che poi sono state riciclate nei vari Dark Souls. Who fears not death. I shall guide you. So that you may lull the old one back to slumber. Eccoci! Allora, vediamo un attimo. Fatemi vedere. Qui era tutto a posto. Sangue sì, ma invertite dialoghi, bla 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 bla. Ok, ci siamo. Fat Roll, no. Fat Roll, no. Allora, ci sono un po' di cose differenti. Intanto, come potete vedere, c'è il peso degli oggetti attivi, che è il peso degli oggetti che abbiamo addosso, e il peso degli oggetti che sono gli oggetti che abbiamo all'interno dell'inventario, quindi ci sono due pesi diversi. E in più c'è la tendenza del mondo. Ogni zona ha una sua tendenza, che va dal puro nero al puro bianco. Però ce ne preoccuperemo più avanti. Cerchiamo un attimo di alleggerire un po'. Sempre Fat Roll. Ci possiamo tenere solo le... Ah, ok. Perfetto. Ok. E ok, ci siamo. Ok. Dovremmo esserci. Ah, e una cosa abbastanza differente, il fatto che non ci sono le fiaschette Estus, ma bensì ci sono i consumabili. Cioè, si devono farmare i consumabili, un po' come Bloodborne. Solo che non c'è un limite. Cioè, c'è un limite che è quello che ti puoi portare nell'inventario, però sono, mi sembra, 99 per ogni tipo. Quindi
è un limite abbastanza alto. Cosa? Au. Wow. Stiamo calmi, amico. Stiamo molto calmi. Qua già si intravede quello che ci aspetta. Per il resto... Ma... Stramancato. Ciao, Necro! Per il resto lo stile di gioco diciamo che è rimasto lo stesso. Tranne... ne ho una alla mia sinistra. Sono tutte e due in verticale. Ne ho una alla mia sinistra e un'altra nascosta dietro i monitor. È un po' una situazione. Però sono pieno di cavi che vanno a destra e a sinistra. Cosa? Ah, ovviamente qua non c'è... Non si diventa non morti se si muore, ma si diventa... diciamo spiriti, cioè una... È uno stato un po' di transizione. La cosa carina è che alcuni nemici che si incontrano parlano. E se si è nello stato di spirito, alcuni non si riescono a sentire. Insomma, è un po' particolare, ma lo vedrete più avanti. Al posto dei falò ci sono le Archstone, che non riesco a ricordare come le hanno tradotte. Ma adesso lo riscopriamo. C'era qualcos'altro qua dentro? Allora, dopo il tutorial mi cambio un attimo la sedia. Arcipietra. Ok. Allora, il gioco funziona molto a zone. A differenza dei Dark Souls, che diciamo che hanno tutte le zone collegate, questo diciamo ha dei livelli molto grandi, ma un po' chiusi. Comunque, adesso lo vedrete, tanto questo è ancora il tutorial, che ovviamente non finisce bene. Un piccolo spoiler. E diciamo che sono riuscito pochissime volte a finire decentemente il tutorial. Liscio. Riprova mal. Ah, non abbiamo il... Ah, oh cavolo, ce l'ha messo dal... Ce l'ha messo sull'altro. Togli da qua e metti qua. Ah, ovviamente il... Ci sono sempre delle... Vabbè, poi vediamo... Più tardi. Dai, fai il bravo. Ah, dannato.
No, Cesare, perché l'abbiamo presa. Oh, cavolo. L'abbiamo presa molto tardi. Prima. Avevamo la 360. Cioè, l'abbiamo ancora, eh. Però no. È una slim. Non è la super slim. Però. Ok. Non c'erano altre scale che portavano di sopra? Ah, di qua. Ok. Ciao Gestalt, buonasera, ben arrivato. Come va? Tutto bene? Ok. Ma dai! Quello un po' mi è dispiaciuto. Non c'era. No. Non l'ho fatto io, ragazzi. È molto strano. Sono un po' di. Sai che devo sistemare un attimo dei comandi. Molto strano quello che è accaduto. Vero, eh? Ok, dai, vediamo che riesco a combinare questa volta. Di solito, ragazzi, faccio una fine veramente. Sentite? Pessimo tempismo. Troppo presto. Come al solito. Non sono più abituato a. Degli attacchi così lenti. Soul of the lost withdrawn from its vessel. Let strength be granted so the world might be mended. Soul of the lost withdrawn from its vessel. Let strength be granted so the world might be mended. So the world might be mended. This is the Nexus. It holds together the northern land of Boletaria. Thou canst not exit the Nexus. But each of the five archstones will connect them to another. Sì, ci sono, ma non. Ok. Allora, datemi un secondo che cambio sedia. Ci metto un attimo.
Eccomi, scusate. Allora, come potete vedere, la nostra energia è stata dimezzata. Quando stiamo in questa forma, cioè in questa, diciamo, forma spirituale, abbiamo metà energia. Allora, questo è il Nexus, un po' come Firelink Shrine o Majula sui Dark Soul, tranne che non è collegata a niente. Per andare nelle zone dobbiamo praticamente usare questi giganteschi pilastri che ci teletrasportano in una zona. Well, you slipped through the fissure too, did you? You came for demon souls? Or to save this land and be remembered as a hero? Hunting for demons? Try one of the archstones. Now go. That is why you came, is it not? To this accursed Boletaria. You came for demon souls? Or to save this land and be remembered as a hero? It's all the same. You're just another prisoner of the Nexus. We're welcome here, as long as we keep slashing up demons. Ovviamente, ragazzi, come tutti i Souls, cioè i PNG sono molto allegri. You came for demons. Allora, I'm Stockpile Thomas. When the scourge came, I didn't know what hit me. When I came to, I found myself here, in the Nexus. My wife and daughter fell victim to the demons. But I would be worthless in battle. At the very least, I hope to lend my assistance to you brave slayers of demons. I would be happy to lighten your load and look after any excess baggage. Allora, a differenza della cassa su Dark Soul, qua è molto molto importante il fatto di non poter portare addosso tantissimi oggetti. Ci costringe a tornare ogni tanto qui e depositarli. Lo stesso vale per i materiali. Praticamente il peso tiene in considerazione tutto quanto, consumabili, materiali, armi, armature e via dicendo. When the scourge came, I abbandoned my wife and daughter and fled like a madman. When I came to, I was in the Nexus. I haven't dared venture outside these walls since. I wish I could do more, but I am ignorant of the world beyond these walls. A me piace molto la grafica di Demon's Soul, specialmente la tonalità dei colori. That candle maiden cared for me during my first days in the Nexus. She says very little, but has a kind heart. She's just the age my young daughter would have been. The poor, poor girl, trapped here with her eyes occluded by wax. If only something could be done to help her. If only something could be done to help her. Allora, best of luck to you. Di qua non c'era niente, qui ci dovrebbero essere tutti i messaggi lasciati. Come notate che non facciamo rumore, perché stiamo in forma spirituale. You new here? Do you hear for my services? My name's Baldwin, just an ordinary blacksmith. It's simple. Just bring me all the souls you can. In trade, I'll give you weapons, or forge ones you already have. With your souls, I can eke out a living, and with my weapons, you can go on living. Not a bad deal,
No, assolutamente. Perhaps you've already heard, but there's another blacksmith at the entrance of Stonefang Mine. He's an eccentric old man, but he knows his trade well. He's the only sane one left in a town of soul-starved men. If you do meet him... Yeah, well, forget it. That stubborn old ne'er-do-well will just ignore you. No, non è vero. Ci parla anche lui. There aren't enough blacksmiths in this temple to handle all the work. Only certain ores can be used to forge weapons, but you'll just have to make do. And be thankful that I'm still of good health. And be thankful. Allora, non mi sembra... No interest, eh? I can tell you're not gonna last long here. Ah no, ci dovrebbe essere qualcun altro, infatti. Umbasa. Oh my. How has this happened? Has God abandoned us for failing to show proper respect to King Alant? Oh, Umbasa. Oh, Umbasa. Oh, Umbasa. Che poi... Padre Gascogne, nella prima versione di Bloodborne, quando ti uccideva diceva Umbasa. Chissà perché l'hanno tolto. A me piaceva come collegamento tra i due giochi. Andiamo a parlare con il Monumental. È inquietantissimo il Monumental, ragazzi. Sempre trovato molto inquietante. Qua sopra non c'era nessuno, vero? C'erano degli oggetti da prendere qua nel Nexus. Però bisognava cadere da sopra. Tanto adesso lo facciamo. Ah, ok. Vai dal Monumental. Se ricordo... Allora, c'era anche... C'erano due... Non era qua? Era qua. Ah, mi sa che... Ah, giusto. Giusto, non possiamo andare dal Monumental né possiamo usare la Maiden in Black finché non finiamo la prima zona. Adesso ricordo. Giusto, giusto. Dobbiamo uccidere il primo boss prima. E vai con la prima zona. Boletaria. Che si incontrava Strava, se ricordo bene. E diciamo è... È un po' come Soler. Un po'. È meglio Soler, eh. Strava, diciamo che... Però anche lui si trova sempre in situazioni abbastanza bizzarre, un po' come Sigward. Quindi... È diciamo un miscuglio, un po'... Ovviamente, ragazzi, cioè, che livello sarebbe il primo livello senza draghi? Qua dietro c'era un oggetto, vero? Ragazzi, io cercherò di ricordarmi le cose, ma
Lo sapete com'è la mia memoria, quindi cercherò di fare il possibile. Non c'era una... Ah, eccolo. Yeah. Ti sta venendo voglia di rigiocarti, di rigiocarci, vero? Succede sempre così. Allora, vi ho prima accennato, appena abbiamo iniziato, alla tendenza del mondo. Ogni zona, come potete vedere, ha una sua tendenza, che va dall'oscuro, e si vede tutta la pietra nera, dal puro nero al puro chiaro. In base alla tendenza del mondo, in alcune zone succedono cose particolari o compaiono personaggi particolari. In questa zona, per esempio, se c'è sia puro chiaro che puro scuro, questo cancello lo troviamo aperto. E in quell'edificio che si intravede laggiù c'è Miranda, Executioner Miranda, Miralda. Madannazione, non riesco a ricordarmi mai il nome. Miralda. In altre zone alcuni compaiono alcuni PNG o si tolgono alcuni impedimenti, tipo rocce che bloccavano zone e via dicendo. La cosa è molto... La trovo molto carina. Il discorso è che è un po' una scocciatura. Ah, e... quando la tendenza del mondo va verso il chiaro, i nemici fanno meno danno. Quando va verso lo scuro, i nemici fanno più danno, e mi sembra che compaiono anche i Black Phantom, se ricordo bene. E compaiono anche i demoni primordiali, che sono una specie di... Oh cavolo. Grossi vermi. Non so perché mi ha tolto le armi, ragazzi. Premendo L3 apparentemente che cambia le armi, ma non mi ricordo perché. Cioè, più che non mi ricordo, non so perché. I demoni primordiali sono molto comodi, perché droppano le anime senza colore, che servono per potenziare delle armi particolari. Cadete, cadete, non cadete. Anche qua comunque... Ok, me lo sono preso in faccia quella freccia. Come gli altri Souls, i boss... ma... lasciano delle anime speciali, ci si possono fare... armi, oggetti, insomma. Beh, non oggetti, armi e via dicendo. Questa cosa della perdita dei punti ferita poi l'avevano messa, tra virgolette, su Dark Souls 2, che ogni volta che morivi si abbassava la barra fino ad arrivare a metà, poi con l'anello del vincolo e riuscivi a farla abbassare di meno. Qua c'è una specie di anello del vincolo. Non ricordo... cioè, ricordo il nome in inglese, mi sembra si chiama Cling Ring. Non lo ricordo come l'hanno tradotto in italiano. Ok.
Allora, se tu uccidi i boss, i Black Phantom, la tendenza va verso il bianco. Se tu muori quando sei in forma umana o uccidi un PNG, a prescindere se questo PNG sia cattivo o buono, la tendenza va verso il nero, se ricordo bene. Devo ricordare che qua la rotolata non fa... non distrugge le cose. Fuh! Dai, quello era un colpo alla schiena. Ciao Martin, buonasera. Quando ho giocato la prima volta a Demon's Soul? È una bella domanda. Credo... forse 4 anni fa? 4-5 anni fa, credo. Guarda, l'ho giocato la prima volta l'anno prima che uscisse Dark Soul, mi sembra. Se ricordo bene, però Argesh, la mia memoria è veramente non è assolutamente affidabile. Qui non c'era. No! Dannato. La trappola col macigno più avanti. Stava là sopra, vero? No, più avanti. Oh, cavolo. No, 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 no. Parliamone. Rotola! Ok. È caduto? No. Uno sì. Uno. Ah no, quello è quello che sta, si raggiunge dall'altra parte. Vena, Skitar! Ok. Dai, fai il bravo. Qua ricordo che c'era un assalto la prima volta. Mi sono rimasto veramente male. No? Ciao Anne! Buonasera! Ben arrivati ragazzi! Come va? Tutto bene? Qui stava la... ah, ah, ah! Ok. Sto online, Anne, quindi credo di sì. Però, insomma, non ne sono sicuro. La spada bastarda. Quello è un bello oggettone. Non penso di poterla portare, però... lo so, ti capisco. Ok. No, guarda che bastardi. Avanti.
Ok. Grazie. Wow, frame. Allora, di qua c'era Doran con il cavaliere dagli occhi rossi che ti devasta. Ma dai, Cesare. No. Io calcola che ho la... Allora, su disco abbiamo la versione inglese. Mi sa, abbiamo la versione americana su disco. E questa qua è la versione digitale che hanno dato, non mi ricordo quanto tempo fa, su PlayStation Plus. No, dai. Bastardo. No. Ok, finalmente. Guarda, Anne, non penso di evocare qualcuno, perché tenterò comunque di farmela tutta come fantasma per mantenere la tendenza del mondo. Però ti ringrazio. Ok. L2 è tuo amico. Ragazzi, ma voi lo sapete quanto sono scarso io con le parate? Sono veramente certo che ho Bloodborne. E questa... penso che quest'estate faremo una partita tutti quanti insieme, così ci facciamo i dungeon del calice tutti in compagnia. E facciamo anche un po' di cosplay, però. Per forza, è necessario il cosplay di Bloodborne. Tutti come Powder Keg. È malvagisso, Anne. Sempre malvagisso. Sta... mi sa che l'abbiamo messo anche sulle FAQ. Se ricordo bene. Esplodete, ragazzi, esplodete. Ok. Allora, qua fuori dovevamo tagliare una e due. Ok. Andiamo poi di scorciatoia qua sotto. Vediamo un po'. Cavolo. Presi. Wow, non l'avevo visto.
La trementina la usiamo per il boss. Qua dovrebbe esserci l'anello. Anello appiccicoso si chiama. Vecchia veste strappata e l'ornamento per i capelli di Giada. E andiamo subito a consegnare. Allora, l'ornamento dei... per i capelli, che è praticamente un fermaglio. Guarda, ho tutte le notifiche disattivate, Ann. La controllo appena finisco la live. Apparteneva, se ricordo bene, alla figlia del fabbro. Eccolo. Semplice ornamento in giada per i capelli. Una povera ragazza lo ha forse smarrito. E se lo diamo al fabbro, mi sembra che ci dà l'anello che ci fa portare più peso. E questo è tipo l'anello del vincolo. L'anello appiccicoso. E infatti, come potete vedere, la nostra energia è un po' salita. Io continuo a sbagliare tasto. Come al solito. Satsuki era quello che cercava la Murakumo? Quello nel quarto livello? Vero? You came for demons? Well. Ricordo bene? That hairpin. That belongs to my daughter. Then she didn't make it after all. My dearest little baby. May she rest in peace. May I ask you a favor? Would you mind giving up that hairpin? I'd like to have it in memory of my daughter. Ma certo! You're a saint. Thank you. Thank you so much. Oh, I mustn't forget. It's not much, but please accept this as thanks. I'm a bit ashamed to say, but I found it one day, discarded on the main road. But it seems to possess a strange power. Anyway, I feel that you should have it. It will be happier in your hands. Ok. Sì, è vero, Ann, che mi annoia a fare Dungeon del Calice da solo, per questo lo volevo fare tutti quanti insieme. Ok. Allora. Dai, Martin, Martin, Demon Soul, Demon Soul. Allora, iniziamo a metterci qualcosa di più leggero, ma comunque sia... portiamo un'armatura. Ciao Supreme. Allora, una cosa molto interessante è che su Demon Soul cambia effettivamente se ti fai il personaggio maschio o femmina. Alcuni oggetti possono essere indossati solo da donne e non mi sembra ci siano oggetti specifici per gli uomini, se ricordo bene. Però non ne son sicuro. Non ne son sicuro. Allora, queste iniziamo a posarle, lo stesso questo, consumabili non abbiamo trovati, spada spezzata la posiamo, allora queste posiamole tutti, tanto per adesso non ci facciamo niente, lo stesso la balestra, quadrello di legno lo stesso, elmo, armatura, guanti, gambali. Rest assured, your goods are safe and sound with me. Best of luck to you. Ok. Wait, where are you going? Ma... dai... me ne stavo semplicemente andando. Ok. Aspetta di sentire la cantilena della Maiden in Black, Martin. No, perché non ho l'Xbox, cioè ho la 360 ma è staccata da anni. Quindi...
What's up? Oops. Whoops. Com'è Supreme? Raccontaci, che sono sempre curioso di sapere. Sì, è vero. Era 360 oramai. Anche se ho dei bellissimi... giochi sulla 360 e mi piacerebbe rigiocare ad alcuni giochi. Solo che, come al solito, oramai abbiamo finito lo spazio sulla scrivania, cioè sta veramente... ho cavi ovunque. I boss opzionali su cosa? Mannazione. Via, rifacciamo la scalata. Dove? No. Dannato. Ah, Supreme, sei rimasto fermo. Cadi giù. E... vai. E... vabbè, dai, andiamoli a uccidere. Ah no, se ne sono andati. Sono scesi. Hanno preferito scendere giù. E vabbè, dai. Ok. Guarda, noi la PS3 l'abbiamo presa solamente per Demon's Soul e Heavy Rain. Un vero spettacolo quel gioco. Andai, quella era... ah. Tu l'avevi presa per The Last Guardian. Sì, è vero, hanno fatto il remastered. È verissimo. Allora, prima di buttarci di sotto... ok. Andiamo da Ostrava. Se ricordo bene, si poteva saltar giù da... oh! Qua. Ecco Ostrava.
That was a bold jump. A surprise indeed. Well, now that you are here, pray thee, fend off these dreglings. E certo, devo fare io il lavoro. That was a bold jump. Well. Un po' li togliamo. Quanti ne sono rimasti? Ok. Possiamo scendere tranquillamente. Ok. Ci dava il cannocchiale? My thanks for your brave rescue. I am Ostrava of Boletaria. Accept this as a token of my gratitude. Telescopio, non c'è il cannocchiale, c'è il telescopio. Now I must go. There is something for me to take care of. Il problema è che se lo lasciamo andare da solo ci rimane secco. Adesso sì, ma è veramente... È veramente rischioso farlo andare in giro da solo. Che tende un pochino a morire. Tende un pochino a farsi uccidere. Specialmente qua sotto. Ed è un peccato perché mi sembra che alla fine è da un oggettone. Cavolo. Ok. Vediamo un po' se ci riesco. Prendi bene la mira, Mal. Assolutamente no. Ok. E direi che adesso ce la possiamo fare. Perfetto. Ah. Almeno adesso, per adesso l'abbiamo salvato. No matter how far I venture, only the soul staff remain. Is there a single sane person left in Boletaria? Ne dubito, perché anche tu non è che... No matter how far... Is there... Dai tanto bene con la testa. Cioè sì, relativamente. Si ficca sempre nei casini, eh. Ti capisco, Supreme, ti capisco. Non c'era un'arma qua dietro da qualche parte? Ricordavo un'arma, ricordo male. Questa? Ok. Ok, no, non ricordavo così male. Certo, io però... Toglierei... Qua di lato non c'era... No? C'era solo il cavaliere laggiù? Piano... Bastardo. Ok. Tipo ninja.
L'anello del ladro che è molto molto comodo. Però ci servirà per lo scontro con un boss. Se vedete ragazzi delle perdite di frame che ogni tanto scatta è proprio il gioco, eh. Ok. No. Ho tipo dei problemi a trovare la schiena di questi tipi. Mi sa che mi ha preso una balestrata. Ok. Bene, sono contento. Qua sopra c'era un cavaliere che ha la tendenza a scendere quando io tento di uccidere questo. Ok. E via. Dai. Avanti. Dannazione. Sul serio ho dei problemi a trovare la schiena di questi. No, non ti lascio curare. Te lo scordi proprio. Ok. Allora, torniamo indietro a fare la parte. Scusa. Torniamo a fare la parte che abbiamo saltato, dove c'è anche l'agguato dei soldati che si vede. Eccoli qua sopra. Però non hanno intenzione di. Ah. Allora, se ricordo bene, c'è anche un mercante di qua. Se ricordo bene. Zitti zitti, quatti quatti. Cosa? Wow. Qua giù. C'era niente qua? No. Eccolo. Good day to you. Care to look over my wares? Mostly stolen, but who's telling you? Sì, no, no, non è molto. Non ha questo grandissimo dialogo. Be a brave knight or depraved slave, the demons will snatch your soul and you'll go mad. And those who dare cling to their humanity are hunted down. It is the end of great Boletaria as we know it. But hell, at least the demons don't send us to our deaths in battle. There's this skinny fella, clad in fabulous armor, who's always mumbling about some mission. He's another one who's managed to stay sane like yourself. Probably some pampered son by the looks of his attire. I'd give an arm just for the buttons off his shirt. E anche le voci, alcune son fatte molto bene, altri ragazzi hanno degli accenti e delle intonazioni veramente. It is the end of great Boletaria as we know it. But hell, at least the demons don't. Allora, non mi ricordo se vendeva qualcosa di utile.
Ci sono. C'è un set nuovo, ma tanto non. Cioè, per adesso stiamo più. Siamo più attenti al peso che altro. Go ahead, take your time. I'm not going anywhere. Ok. No, ma alcune Naskhitar sono spettacolari. Cioè, la Maiden in Black è fantastica. Anche il Monumental. Alcuni sono son fantastici, altri. Vabbè, un po' così. Un po' così. Ah, qua c'è la trappola. Za! Vedete i draghi laggiù? Ah, questa mi sembra che era un'altra cosa che cambiava con la tendenza del mondo. Mi sembra che se è puro bianco i draghi non ci sono. Se ricordo bene. Però è passato. Questo è il primo. Viene prima del primo Dark Soul Supreme, ma la storia non è collegata, eh. Con la lancia sono sempre fastidiosissimi. Che dice? Alleato? Qui c'era un oggetto qua ai lati, da qualche parte, ricordo male. Allora, qua ci sono i draghi. Andare qui adesso equivale a rischiare un bel po', quindi tutti quegli oggetti ce li prendiamo dopo, quando i draghi non ci sono. Anche perché ci sono. Mi sembra che c'è uno scudo delle anime. Non ricordo il resto. Non ricordo assolutamente il resto. Tu sei arrivato qui. Volendo possiamo fare una bella corsa, ma volevo far soffiare il drago. Ah, adesso soffia raffica. Vattene, vattene. Vediamo se torniamo di qua, se se ne va. Ok. No. Oh, freccia, freccia.
Volendo possiamo direttamente correre dall'altra parte. Ops. Non è stato saggio. Ok. Il Flame Lurker è veramente un boss di quelli infami forte. Oh cavolo. Ah, dai. Ok. Forza dall'altra parte. Oggetto. Scappa mal. Ok. Ciao Gestalt, buona serata, grazie di essere passato. Ah. Drago incastrato. Uè. Ok. Allora. Stamina e via. Corri mal, corri. Questa non si apriva, vero? Qua sotto c'era un assalto, no? Ricordo male? Ciao Naskitar, grazie di essere passato, alla prossima. Ok, però ricordavo, forse qua era, cioè trappola intendo un agguato. Ah. No, dannazione. Colpisci bene, dai. Ok. Qua dietro. Ok. Perfetto. Questa ci serve per il boss. Cioè sono molto comode anche le bombe. Mi sa che ho un po' sbagliato strada, no? È giusta? Ah, dannazione. Esci fuori, dai. Ok. Avanti. Ok. Allora, dicevo, non ricordo se... Ma non si scendeva sotto qua? No, più avanti. È la parte successiva a questo, mi sa. No. Non si fa. No, no, Stronger. Ok. Cosa?
Questi continuano a cadere di sotto, sono un po' fastidiosi. Ok, quello è morto. Qua non ricordo. Ah. Oh. Ce n'è una, eccolo là. Questa è la preparazione per il boss, praticamente. Ok. Ciao Supreme, grazie di essere passato. Ok. Ci proverò. Quella ce la teniamo e trementina. Ok. Frame. Oh cavolo. Dannazione. Nah. Andiamo dall'altra parte. Togli il lock. Ok. E dannazione. Ops. Frame sfuggente. Un boss della palude. Ok. Via, corri mal. A differenza degli altri Soul, qua i boss sono abbastanza lunghetti da fare. Ops. Tranne alcuni. La maggior parte sono... Ci vuole un po' di tempo per farli. Che non è un male, eh. Assolutamente. Ok. Andiamo a uccidere questo. Oh oh. Ci siamo quasi. Oh oh. Trementina. Oh cavolo. Questo l'ho trovato sempre un boss abbastanza singolare, perché una volta tolti, eccolo qua,
rimane solo lui e non fa praticamente più nulla. Indietreggia soltanto. Ok. Abbiamo droppato qualche altro oggetto qua dentro? Assolutamente no, frame. Ok. Andiamo a parlare con la Maiden in Black, saliamo di livello e parliamo col Monumental. Comunque sì, è molto molto particolare come gioco. Welcome back. The monumental awaits the above. Monumental will explain the nexus to thee. Eccoci. E via dal... Anzi, no, prima parliamo con lei. The monumental awaits the above. The monumental will explain the nexus no, to thee. No, mi sa che prima dovevamo parlare per forza con il monumental. Va bene. E via dal Monumental. Beh, perché è antico, no? E quindi... Però sì, è pieno, specialmente qua su Demon's Souls, su Dark Souls... Lo dicono, ma ogni tanto, ma qua è... veramente un continuo. Questi sono tutti monumental. E oramai sono morti. Beh, o meglio, hanno cessato di esistere, che secondo me significa morti, però... Va bene così. Il nostro lo riconosciamo perché è l'unico con una candela accesa davanti, se ricordo bene. Anima? No. Una pietra per invadere, se ricordo bene. Stai per trovare vero amore. Eccolo. We have long awaited you, slayer of demons. I am one of the monumentals. We preserve the fabric of reality. There is something thou needest to know. Once we too, a scourge of demons faced. In the distant past, under a benevolent rule, the world was united owing to the soul arts. Until a lust for power caused the awakening of the Old One. Across the land seeped a colorless deep fog, and the world faced extinction at the hands of the demons. Thanks be, we were able to lull the Old One back to his slumber, yet only after the loss
of innumerable souls, and half the world lost, erased by the fog. In order to mend the fabric of what land still remained, we entrusted 6 elders with 6 precious archstones. 1 to the king of a small yet diligent land. 1 to the king of the burrowers underground. 1 to the wise queen of the great ivory tower. 1 to the chieftain of lost and ill-fortuned souls. 1 to the shaman of the tempest-worshipping shadow men. And the last to the great giants of the northern lands. The archstones were placed at nodes across the earth. We contained the Old One inside this nexus and banned the soul arts. Finally, we became monumentals, half-living sentinels of the fabric of reality. Alas, the other monumentals have perished, and only I remain. Ok, ora praticamente possiamo vagare per le zone a nostro piacimento. Now it is your turn. You must lull the Old One back to its slumber and seal it away for all eternity. If not, the deep fog will absorb all that we know. Have you the strength to accept this mission? Allora, questa risposta non, nel gioco non cambia assolutamente nulla, salvo il fatto che mi sa che se diciamo di no non ci dà un anello, se ricordo bene. Yes, we are fortunate indeed to have you. Now, go forth and destroy every last demon. The Old One, without demons to feed its souls, will a new servant seek and lure you to its bosom. Non ricordo se ci dice qualche altra cosa. We neutralized the Old One and banned the soul arts. Then we spread the archstones, and in order to mend reality, monumentals we became. However, man's memory of history is o'ershort, and before long he repeated his mistakes. The monumentals perished, and the archstones were long forgotten. And the short-sighted King Alant once again aroused the Old One. Ti sei perso il filmato, Cesare? Con la spiegazione di quello che è successo. The monumentals perished, and the archstones were long forgotten. And the short-sighted King Alant once again aroused the Old One. The monumentals perished, and the archstones were long forgotten. And the short-sighted... Ok. Allora, se ricordo bene, qua sopra dovrebbe anche esserci la parte online con la classifica. Ricordo bene? Ah, non l'hai visto il boss? Unificatore del mondo numero 1. Totale anime ottenute 18.522.000. Spettri salvati 6. Trofei 35. 302 morti. Hanno resettato da poco. Decimo record di trofei, nono record, ottavo, sette, cinque, quattro, tre, due.
numero uno record di trofei. Il primo? No, non sono io. C'è il nome sopra. Il nome dell'account sopra. Vedi, in alto a destra. Primo a destra. Non c'è niente nel primo a destra. Ah, qui. Ah, questi mi sa che erano gli altri personaggi che però ho cancellato. Chissà. Record di anime. Mi sa che c'era anche un oggetto qua. Perché ho due versioni di Demon Soul Argesh. Questa è quella in italiano. La prima volta ho giocato su quella, sulla versione inglese. I salvataggi non sono compatibili l'una con l'altra. Cioè quella inglese, quella americana che ho su CD, mentre questa è in digitale. Questa l'hanno data, non mi ricordo quando, gratis con PlayStation Plus. Infatti se vedi sul profilo ci sono due profili di Demon's Soul, uno con i trofei scritti in italiano e l'altro con i trofei scritti in inglese. Hanno tutte e due, mi sembra, la stessa percentuale, eh? Ho fatto le stesse identiche cose. Però no, anche su questa l'ho finito di sicuro. Brave soul who fears not death. Prithee, lull the old one back to its ancient slumber. Sì. Ah, fanciulla in nero. What is it? Dost thou seek soul power? Vai. So be it. After all, thou requirest strength. Go forth, touch the demon inside me. Let these ownerless souls become thine own. As for me, I am only here to tend to the flames. I keep the candles lit and serve the brave demon slayers who are trapped here. I keep the candles lit and... Nah. Soul of the mind, key to life's ether. Soul of the lost, withdrawn from its vessel. Io direi... Let strength be granted so the world might be mended. Di... Sì, andiamo di vitalità per adesso. Almeno fino a 15. Resistenza qua è abbastanza comodo. Allora, portiamo la memoria dei miracoli a 2. Così poi... Ok. Non ci pensiamo per un po'. Art thou done? May thine strength help the world be mended. Ok. Vediamo un po' se What abbiamo was that about running off like that? Ma
Abbiamo un po' di oggetti da posare. Le anime ce le teniamo, questi li posiamo perché pesano tantissimo. Posare, 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 posare. E l'anello del ladro ce lo portiamo dietro. Best of luck to you. Allora, se ricordo bene, adesso dovremmo anche essere in grado di parlare con lei. Back in the time that I lived below Bolotaria Castle, King Aland left on some strange business, then returned with horrible demons in tow. Soon, the land was ravaged by demons and soul-starved madmen. My spine shudders just to think about it. If I did not have my miracle stone shard, a keepsake of my grandfather, I may not have survived. If I did not. No, non ci fa ancora. If I did not. Oh, ciao. I have sinned. I swore allegiance to Saint Urbain, but was of no use to him. And now I have run away and abandoned his honorableness. Lo dobbiamo liberare, Urbain. Oh Lord, punish me. For I have not the strength to punish myself. Oh honorable one, I hesitate to imagine your present state. Deep within the darkness, where no light shall ever shine. Will you continue to pray? Even in such misery. Mi sa che stava nella quarta zona, quella con gli scheletri. Oh honorable one, deep within the darkness, when will you continue? Mi sembra. Oh, you must be another disciple of God. I too am on a quest to fight the demons in the name of the Lord. May I share God's power with you? Do not be bashful. We are both cut from the same cloth. Umbasa. A miracle is a heavenly act, but spells are the acts of demons, the work of soul arts. They have similar effects, and yet one is clearly evil, and the other is clearly good. Ovviamente. Magicians, in the end, are mere servants of the demons. E poi non è vero, perché c'è un talismano particolare che mi sembra che si chiami il talismano della bestia, che fa sia lanciare miracoli divini che incantesimi, se ricordo bene. A miracle. They have similar magi- non mi ricordo che cosa. Ah, evacua 20.000 anime. Che non serve come purga, ma bensì rivolta al Nexus senza perdere le anime. Niente, quindi qua assolutamente. Noi già ne abbiamo memorizzato uno. I see. I pray we... Io non la trovo tanto datata. È praticamente... Io direi uguale a quella del primo Dark Soul, anche se qui i colori sono un po' più smorti, un po' più tetri. What do you want, brute? I have no use for miscreants like yourself. Away with you. Ah già, perché non abbiamo 10 di intelligenza. Giusto. Quello insegna gli incantesimi, ma noi non avendo l'intelligenza necessaria. Allora, qui ci sono praticamente tutte le pietre dove possiamo teletrasportarci. E sono praticamente tutti i livelli che dobbiamo fare. Questa pietra è rotta. E ovviamente non si può usare. In verità il livello l'avevano fatto. Difatti se cercate su YouTube fanno vedere... praticamente il livello che è quasi del tutto completato, mancano le texture, ma alla fine il livello era fatto.
Il che è un peccato. Molto probabilmente l'hanno dovuto rilasciare per forza e... ecco là che non è mai stato completato. Io spero sempre in una versione remastered su PS4 con il livello mancante. Those fools revived the old one on a whim. And now they've trapped us here in the Nexus in a desperate attempt to undo their mistake. It's all a travesty if you ask me. Still alive? I am impressed. This is something that might interest you. The Black Robed Maiden of the Nexus looks after the flames. She's a morose type, with eyes occluded by wax. She can control souls like no other. Bring her the souls of men and demons, and she will embolden your flesh and blood with their power. But beware. Do not devolve into a foul beast. No, Cesare, purtroppo no. Ma all'epoca non si usavano tanto i DLC. What's happened? Have you lost your nerve? No matter. Have a seat. We can sit here forever. At least we will be safe. Ok. Allora, ricordavo che c'erano un paio di oggetti da prendere. Intanto ci dobbiamo suicidare, perché altrimenti se poi moriamo perdiamo la tendenza del mondo. Ricordavo che c'erano, eccolo laggiù, l'oggetto. Ne ricordavo un paio. Forse ricordo male, ce n'era uno solo? Solo quello? Qua? Così? Ok. Dall'altra parte? No, c'è anche dall'altra parte. Ok. Dici, io lo aspettavo con impazienza questo gioco. È stato veramente... no, non vedevo l'ora. Ok. Mi sembra che... no, no! Uff! Un altro voglio finivamo in testa. E... però sì, capisco che era un... all'epoca era un gioco molto parte. Lo è ancora. Perché non tutte le persone che hanno giocato... a Dark Soul, poi hanno giocato comunque sia anche a Demon Soul. Cosa? Però sì, è vero, è vero. Molto probabilmente, sicuramente non ha venduto bene quanto Dark Soul, questo è poco ma sicuro. E anche se adesso, come al solito, le copie se le cerchi, perché noi... ok. Chi staranno a un prezzo veramente assurdo. Apparentemente possiamo tornare... al palazzo di Boletaria, però prima di andare, che mi sa che la tendenza l'ho vista bianca.
Quindi praticamente noi adesso possiamo andare dove ci pare, in qualsiasi zona vogliamo. Però volevo farmi l'1-2 e prima di spostarmi nelle altre zone. Non ricordo se in trade with your souls I can eke out a living. Allora, intanto dobbiamo riparare tutto quanto, perché qua gli oggetti vanno riparati. Cioè, veramente anche sul primo Dark Souls gli oggetti andavano riparati. La possiamo portare? Sì, ma ci mancano le anime. Duke. Vediamo un po'. Non ricordo come... I ed E. Allora, vediamo un po'. Dovrei avere Clementina telescopio. Quanto dà? 200. Ok. No, non possiamo potenziare. Allora, prima di andare avanti, ragazzi, mi prendo 5 minuti di pausa, così convinco Viven a ordinare qualcosa di sfizioso. E poi continuiamo. A tra pochissimo.
Rieccomi. Siamo pronti. Ciao Filippo, buonasera, ben arrivato. Ho sbagliato controller. Sono pieno di controller, ne ho tre sulla scrivania. Allora, dicevamo, fatemi un po' vedere. Vediamo se è bianca pura. Vediamo se abbiamo ottenuto la tendenza bianca pura. Come va Filippo? Tutto bene? Allora. Wow. Cosa? Allora, togliamo anche questi qua sopra, perché altrimenti poi li ritroviamo dalle scatole. Direi di sì. Allora, qua succedono cose molto brutte, ragazzi. Intanto c'è il primo PNG aggressivo. E poi facciamo la conoscenza Ciao Eris, buonasera, ben arrivato. Facciamo la conoscenza con i Black Phantom, che sono un po' diversi. Ci sono versioni di Black Phantom un po' di tutti i mostri. Ovviamente ci sono anche quelli classici, invasori, cioè con l'aspetto da invasori classici. Wow. Ok. Qua se ricordo bene. Sì, l'ho sentita. Però mi sa che non ricordo bene. Mi sembra che doveva esserci una lucertola da qualche parte. Comunque, questa è una delle zone che si apre con la tendenza del mondo. Tutte le zone che si aprono con la tendenza del mondo hanno molti oggetti, alcuni speciali o unici. Oh cavolo, sbagliato attacco. Dai, quello era un attacco alle spalle. Su. Ok. Oh. No. Schivata venuta male. Ok. Wow. Au. Ciao Martin, stiamo facendo la parte opzionale che si è aperta con la tendenza del mondo bianca. E qua c'è Miralda che ci aspetta qui a destra. Eccola. Ciao. Oh cavolo. Una grande bastardona, sì. E fa un signor danno, come potete vedere. Oh oh, scappa,
Ok. L'unica maniera che abbiamo adesso per farla è quella di colpirla alle spalle. C'è una ma... ci sono due maniere abbastanza cheap per farla. Cioè, una è quella di portarla su e lei non esce da questa zona. Quindi si gira, ci dà le spalle e la possiamo attaccare le spalle senza problemi. L'altra è quella di farla cadere nella zona successiva. Niente, la schiena proprio... no, non la riesco a prendere. Ok. Perfetto. Un altro colpo e stiamo a posto. Allora, l'armatura che lascia... questa qui, mi sembra che è una delle armature che possono essere indossate soltanto dalle donne. Non ricordo però dove lo dice. Forse perché abbiamo il personaggio femminile e non lo dice. Miralda, non Miranda, Miralda. Non è male come armatura, non è eccezionale, però non è affatto... ah, cavolo, stiamo in fat roll con... troppo pesante. Dove sta? Un po'. Ok, senza il corpetto ce la facciamo. Allora, qua sopra c'è una parte un po' infame da fare. Che sarebbe questa. Perché bisogna cadere su... non è male. E per l'inizio va più che bene. Mi sembra che qua non c'era la scivolata, vero? No. Assolutamente no. Bisogna scendere e salire normalmente? Non c'è? No. Cavolo. Ok. Dall'altra parte non c'è niente. Ci metteremo un po', ragazzi, a salire e scendere. Non ricordo. Qua sopra mi sa che c'era un'anima. Il discorso è che mi piacerebbe spendere queste anime che abbiamo, piuttosto che rischiare di morire qua sopra. Però vorrei anche andare a prendere il... gli oggetti dei draghi. Su alcune parti... sì, Cesare. Su alcune parti è vero, un po'... può risultare un po' lento, però non è che il primo Dark Souls sia
molto differente. Giusto il fatto che hanno messo la possibilità di salire e scendere dalle scale più velocemente. E devo dire che comunque è una grande cosa alla fine. Ok. Oh, dai. Cioè, alla fine è un bell'accorgimento. Cioè, sono quelle piccole cose che migliorano comunque l'esperienza di gioco. Avanti. Allora, facciamo prima a passare da qua. Ah. Grazie. Mi servivano proprio. No. Ok. Dove stanno i due simpaticoni? Eccoli. No, no. Ecco, una cosa molto differente da Dark Soul, di Demon Soul, è che c'è un falò, cioè una pietra, un'arcipietra per ogni livello. Cioè non... Non si trovano falò in mezzo al livello. Ce n'è uno iniziale e uno compare dopo che uccidi un boss. Per il resto si basa tutto su scorciatoie. Quindi forse è per questo che la gente lo reputa un pochino più difficile dei vari Dark Soul. Ok. Ti devi rifare tutto il livello. Non ci sono arcipietre, cioè falò in mezzo. È questa, diciamo. Però ci sono le scorciatoie, Cesare. Tutto sta a capire come prenderle, come attivarle. Ci sono dei livelli molto infami. Però insomma, niente alla fine che non si supera. Specialmente perché c'è il concetto di cure è completamente differente. Cioè le cure qua sono molto più simili a un classico gioco di ruolo. Cioè invece di pozioni hai le erbe e te le puoi farmare tranquillamente. E alla fine, insomma, se arrivi ad averne 99, diciamo che grandi problemi non ne hai. Te le puoi farmare, le droppano i nemici, le puoi comprare, insomma. Alla fine metodi ci sono. Quindi... diciamo che è fattibilissimo. Te l'ho detto, secondo me i
giochi della serie Soul, cioè più che giochi difficili, sono giochi di pazienza. Cioè, uno deve essere paziente, deve andare avanti piano, non devi impazzire quando muori. Tanto morire e perdere le anime è normalissimo. Ottima vista. Allora, mi sa che l'anello che abbiamo trovato, cioè quello della grande forza, aumenta il peso massimo degli oggetti attivi. E direi... cavolo, abbiamo troppo peso addosso. Mi sa che è l'armatura che abbiamo con noi. Quindi dobbiamo tornare a posare un po' di oggetti. Questa è una cosa che ha dato fastidio a un bel po' di persone. Il fatto dei due pesi differenti, cioè il peso dell'inventario e il peso dell'equipaggiamento che indossi. Io alla fine la trovo... cioè... non mi dà fastidio. È una scelta sicuramente... ma i livelli sono solo 5, sono 4... 5, 4. Però sono divisi in sottolivelli. 2, 3. No, 5. Mi sa che hai ragione, mi sa che sono 5. Perché il 2 è quello... allora, il 4 è quello degli scheletri, il 2 è quello... la torre di Latria. Il... no. Il 3 è quello del... di Stonefang. E il 5 è quello della palude, mi sembra. Però ogni livello è diviso in sottolivelli. Ogni livello ha da... mi sa che il più corto ce n'ha 3. Da 3 a 5 parti, se ricordo bene. Cesare, lo sai che la mia memoria... man mano che lo facciamo, però me li ricordo. No, lo sai che la mia memoria è veramente pessima. Oh, dai, ne ho 4. No entry, I can tell. Hello again. I'm keeping a close watch on your belongings. Parti uguali. In che senso parti uguali? No, ogni... cioè... l'ambientazione... l'ambientazione è... è la stessa della zona. Ogni zona cambia ambientazione. Ok. Posiamo un po'. Di robetta. Lo scudo della fiamma viola, quanto pesa rispetto... no, pesa troppo. Per adesso non ce lo possiamo portare. Via. Questo ce lo teniamo. Via. 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 E gli anelli, la resistenza al fuoco lo possiamo posare, resistenza al veleno lo possiamo posare, anello del maestro lo possiamo posare, quello del ladro ce lo portiamo dietro.
Sì, esatto. Alla fine di ogni sezione c'è un boss. You have a heart of gold. Esatto. I can forge. Non è che vendi tante volte un materiale? No. No interest, eh? Allora, ci possiamo però adesso mettere l'anello della grande forza, mettere il chest e rotolare tranquillamente. Perfetto. Thou seekest soul power, dost thou not? Then touch the demon inside me. No, no, non è. Non è una Soul of the scusa. mind, key to Allora. life's ether. Soul of the lost, withdrawn from its vessel. Portiamo la Strength resistenza a grant, so the 15. world might be mended. So the world might be mended. La. Sì, andiamo di pari passo. Art thou done? Mean that? Guarda, pe penso sia la migliore. Lei è la doll di Bloodborne. Non so se Viven la pensa di diversamente. Secondo me sono le migliori. Prima la Maiden in Black e poi la doll di Bloodborne. Sono le due che preferisco. No, Cesare, guarda che ci sono certe musiche su Thou questo seekest soul gioco. power, then Sono spettacolari. soul of the mind, key to life's ether. Art thou done? Mend. Sono veramente spettacolari. Allora, qui è boletaria. Ok. Questo è il 2 Stonefang. Il 3 è la Torre di Latria. Ok. Il 4 sono gli scheletri. Ok. E il 5 è la palude. Con Astrea. La palude, ragazzi, la faremo molto, molto, molto avanti. Ma molto, molto, molto avanti. Molto molto avanti. Via. Andiamoci a prendere. Mi sembra che era l'anima di. Mi sembra che. Erano solo anime. Eccola là la lucertola. Ma non faccio a tempo, scappa. No, ma questa palude. Cioè, al confronto le paludi di Dark Souls sono veramente ridicole. Cioè, questa palude, Cesare, è micidiale. Tolto che ci stanno una specie di troll enormi che fanno un'esagerazione di danno. Poi tra veleno, muoversi molto molto lentamente perché la palude ti rallenta è atroce. È veramente uno di quei posti. Peccato perché lo scontro con il boss è fantastico. Penso che sia uno degli scontri più belli dei Soul. Allora, di per sé non è niente di che come scontro, ma l'atmosfera e
e tutto il resto è fantastico. Ops. Parlo dello scontro con Astrea, quella è stupendo. Veramente fantastico. Ok. Dovrebbe bastare per non morire precipitando. Spero. Non da qui, ma da qui. Ok. Mal, piano piano. Piano piano. E... whoop. Ok. No. Domani. Domani, Cesare. Ah, cavolo. Ops. Addio, Mal. Domani lo continuiamo, Nir. Sì, sì, domani avevo intenzione di fare... Volevo dedicare proprio dei giorni a determinati giochi. Tipo domenica abbiamo deciso che facciamo... Domina, no? Riproviamo a fare Domina domenica. Ma quanto mi sono divertito l'altra sera, ragazzi, a quel gioco. Mi sono veramente divertito. Speriamo che aggiungano altre cose, specialmente altre integrazioni con Twitch, perché l'ho trovato veramente simpatico. Oh cavolo. Oh cavolo. Ah dai, Mal, su. Fai il bravo. Conosco solo Choice Chamber. Non so se... ce ne sono, però Choice Chamber, cioè, sembra essere molto carino, però non lo so quanto, cioè, a gusto personale preferisco Domina. Cioè, ripeto, Choice Chamber non è affatto brutto come gioco, eh. Cioè, simpatico, c'è, cioè, l'integrazione su Twitch, sono gli spettatori che scelgono come si sviluppano i livelli, però non lo so. Cavolo. Brutta posizione, ma... brutta posizione. Eh sì. Eh sì, Cesare. Beh. Costa un poco, eh. Però sì. Fammi passare. Oh, dannazione. Passare, passare. No, eh. Ok. Wow. Dieci coltelli da lancio. Ok. Sono spettacolari.
Io ce l'ho. A parte che quello, per esempio, è un gioco che ho preso, poi non sono mai riuscito a giocarlo. E hanno fatto il videogioco di Lupo Solitario. L'ho preso, ma poi non ho giocato veramente poco, perché poi sono usciti altri giochi e l'ho abbandonato. Solo che da fare il streaming è un po' troppo lento. Hello, you yonder, over here, it's me, Ostrava. Look at me, again surrounded by evil warriors. Could you perhaps help me one last time? Clear out the soldiers at the far end of this passage, if it pleases you. The Lord's Path, just down yonder, has degenerated into a feeding ground for flying dragons. Have your wits about you. Va bene, Ostrava, tranquillo, dai. E ti liberiamo anche questa volta. E non sarà l'ultima, ragazzi. Ops, spoiler. Però insomma, avete capito che tipo è. E qua ritorna il nostro amichetto, come potete vedere dai vari cadaveri fumanti. Sono un chiaro avvertimento. Di quello che ci aspetta. Allora, qui il drago si può uccidere. Ci vuole un... Oh cavolo! Mi ha preso quella zappata. Ci vuole un po' di tempo, eh. E un bel po' di pazienza. Però si può uccidere. Lo uccideremo. No, non adesso, però lo uccideremo. Ok. Avanti, no, non si fa. Non mi targettare il drago. Ciao Fabri. Si può uccidere sia con l'arco che con le magie. A tua scelta. Allora andiamo prima a salvare, beh, a tentare di salvare Ostrava, perché è una parte abbastanza fastidiosa. Quella di Ostrava. Anche perché ci sono... Allora, quella di Ostrava sono solo arcieri. E poi però dall'altra parte ci sono i cani. Sono molto molto fastidiosi. Come al solito, ovviamente. Tutti i souls, i cani sono i nemici peggiori del gioco. Ok. No, dannazione. Ok.
Perfetto. Eccoti. Thank you. That makes twice. Thanks to you, I can now forge ahead. This is a token of my gratitude. Please accept it. Grazie. No, dove vai? This is bad. Not a single person left. Why on earth? How did all of this happen? Father! Ovviamente anche Ostrava. No, vabbè, no, no, non vi dico nulla, dai. Basta spoiler. Basta spoiler. Niente più spoiler. Avete ragione. Troppi spoiler. Se lo volete sapere, dovete seguire. Ma dai! Ma non mi dire. E che è successo? Dai con i cani infami, su. Sinistra. Oh, dai. Wow, il suo scudo di legno ha assorbito veramente tanto danno. Ok. Dove stanno i cani? Stavano qua. Senta, il nemico ululato. Eccoli. No! Dannazione all'attacco sbagliato, ma... Ok. Guarda, no, li ho tolti dalla lista perché dipende un po' dalla giornata. Diciamo che sicuramente ne faremo altri, però non... Di sicuro non tutti i giorni, Cesare, per questo li ho momentaneamente tolto dagli orari delle live. Però sì, sicuramente qualcuno lo faremo, specialmente il fine settimana. Mi era sembrato di vedere qualcuno. No, vabbè, non è che è proprio una lista. È solo gli orari delle live. Bastardi. Ok. Dove arriva? Riusciamo a prendere qualche oggettino qua giù? Poca roba. Allora, non ricordo bene se sotto c'era qualcosa. Mi sa di sì. Qua sotto c'era il mercante. Ah,
Ah, we meet again. Fancy that. Hope you find something that suits you. It is the end of Great Boletaria as we know it. But hell, at least it... Okay. Vende qualcosa di nuovo? Non mi sembra. No. Ok. Hard time. Ci stiamo per avvicinare al boss, ragazzi. Vabbè, il coltello da lancio, ma... Che ci facciamo? Lo stesso la trementina. Ok. Manca poco per il boss. Sono andato troppo su. Avanti. Grazie. Quella parte laggiù è un po' rognosa. Che c'è anche un cavaliere. Oh cavolo, mi ha preso. Se ricordo bene c'è anche un cavaliere. Ma dai! Allora! Cavolo! Ok. Uno è rognoso di cavalieri, due sono ancora più rognosi. Oh cavolo. Perfetto. Ok. Mannati. Vai fastidiosi quanto gli arcieri. Allora, qui c'è. Dopo quella nebbia c'è il boss. Qua. Qui mi sembra che c'è una porta chiusa. Ci serve la chiave che troviamo più avanti. Anche se in verità più avanti non ci possiamo andare. Ok. Questo non faceva niente, vero? No. E sopra ci sono altri arcieri? Ok. Mannato. Fastidiosissimo. Ok. E... va bene ragazzi, via. Proviamo a fare il boss. Devo ammettere che questo boss l'ho fatto pochissime volte in corpo a corpo. Di solito lo faccio sempre a distanza. Distanza è veramente semplice. Però oggi lo proviamo a fare corpo a corpo, dai. Vediamo che riusciamo a combinare.
La prima volta che ho visto questo boss, ragazzi, è stata fantastica. Ci sono proprio rimasto di sasso. Avete presente che vuol dire boss grande? Il concetto di boss grande? Corri mal. Allora, prima cosa, dobbiamo togliere questi simpaticoni. Ok. Cavolo, quello c'è caduto di sotto. Perfetto. A distanza uno si mette qua sopra, continua a sparare e a ripararsi quando il boss lancia e... si fa tranquillamente. Ci vuole un pochino, ma insomma, niente di che. Ops. Ok. Prima di affrontare il boss dobbiamo andare a togliere questo simpaticone. Allora, se lo colpiamo sulla caviglia dovremmo riuscire a farlo cadere, se ricordo bene. Dannazione, togliti dall'angoletto però, vieni qua al centro. Ah. Oh cavolo, mi ha preso. Perfetto. No! Una cura è giusto per stare sicuri. Ah, dai!
bella inquadratura. Ok. Perfetto. E è molto bello questo boss. Dai, è gigantesco, è fantastico. Io lo trovo veramente bello. È veramente imponente, dai ragazzi. Cioè, è esageratamente grande. E non è neanche il più grande che c'è in questo gioco. Anche se il boss più grande di dimensioni, no, non è che è proprio un vero scontro, insomma. È un po'... è un po' particolare. È un più un mezzo puzzle. Thou seekest soul potent. Però, insomma, secondo me... Vale lo stesso, dai. Volevo arrivare almeno a 20 con tutte e due. E 9 5. Anche secondo me, Martin. Oh, dai, che peccato. Ripariamo tutto. Ah, ok. Non c'era ripara tutto, vero? Usiamo un po' di oggetti. L'erba calante ce la teniamo. Erba nera ce la teniamo. L'odore del soldato ce la teniamo. Via. Pietra degli occhi blu. Coltelli da lancio non ci facciamo niente. Il telescopio pesa un bel po', cioè per adesso lo possiamo tranquillamente dare, tanto come al solito non è che ci sono tantissime, cioè è carino, si può vedere resistenza al sanguinamento, via. C'è Ostrava, è vero. At its peak, Boletaria was a grand kingdom. The king, his knights, and his subjects were modest and plain, but also steadfast and compassionate. In the distant southern kingdom, Boletaria was known as paradise on earth. But look at what has become of us now. I refuse to believe that this is what Father wished for our great land. E già avrete sicuramente intuito chi è il padre di Ostrava. Here in Boletaria we speak of the legend of the two swords and the last hero. The two swords are Demonbrand and Soulbrand. One sword banishes that which befouls man, and the other banishes man himself. The last hero is old King Doran. King Doran is the everlasting one, founder of Boletaria and protector of the two swords. Of course, only according to legend. But in the dark state of our land, legends are all we can depend upon. Ed effettivamente non è solo una leggenda. Esistono sul serio le due spade e c'è anche Doran che ne custodisce una delle due. Sì, anche a me piace tantissimo. But in the dark state of our land, anche a me piace veramente molto. Allora, suicidiamoci come al solito e
riprendiamo un altro livello. Poi ragazzi, direi di finire qua questa sera, perché in quella zona non possiamo andare avanti. E le altre zone che dobbiamo andare a vedere sono un pochino lunghette. Basta! Sono un po' lunghette le altre zone. Allora, sicuramente non lo riprenderemo domani, Demon Soul. Molto probabilmente... Allora, domani di sicuro facciamo... Continuiamo Nier. E... Dopodomani volevo fare un'altra cosa. Quindi molto probabilmente Demon Soul lo riprendiamo martedì. Martedì sera. E domenica facciamo Domina. E infatti è quello, Martin. Infatti è quello il... È molto molto lungo. Ci sono alcune zone che sono molto molto lunghe, senza contare ovviamente le morti. Vabbè che non siamo mai morti. Però insomma, Boletaria è pure molto easy mod. Quindi... C'è anche da dire questo. Sì, no, fatemene mettere qua, se no ci mettiamo troppo tempo. Quanto ne serviva? 2008, vero? Thou see the soul of the mind, key to life. 2857. Soul of the lost. No, arriviamo a 20 a vitalità, così poi non pensiamo più. Ok. Va bene. Allora, dai, per questa sera ci fermiamo qui. Domani Nier, dopodomani vediamo ragazzi, magari continuiamo con Demon Soul, vediamo, decidiamo domani sera. Scusate se finisco un po' prima ragazzi, ma la zona successiva che volevo fare effettivamente è abbastanza lunga e preferisco farla iniziando proprio la live della zona successiva. Grazie tantissimo a tutti quanti della compagnia e delle chiacchiere, vi auguro una buona serata e ci vediamo domani sera con Nier. Grazie ancora a tutti e ciao ciao!